Sul Topolino numero 3524, oltre ad essere uscito il secondo episodio di Il Fattore Gamma di Alessandro Pastrucchi, c'è anche una storia piuttosto interessante, almeno dal punto di vista di Disney Comics and Science, perché può essere utilizzata per poter raccontare una storia matematica. L'albo infatti veniva aperto da quella che per ora è l'ultima storia della serie di Detective Donald, realizzata dai creatori della stessa saga, ovvero Vito Stabile e Carlo Limido, vede il Detective Donald impegnato in un caso abbastanza complicato e comunque sicuramente poco danaroso rispetto a quelli a cui all'inizio della storia è abituato. Deve infatti cercare di capire chi ha vandalizzato il locale di un suo amico, e la scena in cui finalmente Detective Donald mette insieme tutti i puntini, i pezzettini del puzzle e capisce chi è il colpevole, si conclude con una vignetta meravigliosa in cui Donald immagina se stesso come un professore universitario che, dopo aver riempito una lavagna di calcoli matematici, alla fine mostra soddisfatto il suo risultato: 2 più 2 uguale a 4. E la cosa interessante è che da questa vignetta si può raccontare una storia non banale su qualcosa di simile: 1 più 1 uguale a 2. Nel 1910 uscì infatti il primo volume dei Principi a Matematica, una specie di enciclopedia della matematica, si potrebbe dire, scritta da Bertrand Russell e Alfred Whitehead. I Principi potrebbero essere riassunti in questo modo: 300 pagine per poter dimostrare che 1 più 1 è uguale a 2. E uno dice: ma com'è possibile? Perché è necessario utilizzare così tante pagine, quindi spendere così tante dimostrazioni per arrivare a un risultato così banale? I matematici all'epoca in realtà avevano un obiettivo ben preciso a cui appunto i principi cercavano di porre una risposta. Questo obiettivo era stato dato alla matematica da David Hilbert, che era il più rispettato all'interno della comunità. Infatti, nel congresso internazionale della matematica svoltosi ad agosto del 1900 a Parigi, Hilbert aveva posto una serie di problemi, di sfide per la matematica del XX secolo, che poi successivamente vennero riassunte in 27 problemi, ma che possono essere ulteriormente riassunti in un unico semplice obiettivo, quello di Hilbert appunto di mostrare la completezza della matematica, cioè poter dimostrare praticamente qualunque teorema utilizzando gli assiomi fondamentali. Il problema era che in realtà qualcosa già si intuiva che nella matematica non funzionava bene, ed era stato proprio Bertrand Russell ad aver scoperto alcuni paradossi che sembravano andare proprio in quella direzione. Uno di questi paradossi è il famoso paradosso del barbiere. Siamo in un paese in cui gli uomini si dividono in due gruppi, quelli che si fanno la barba da soli e quelli che vanno appunto dal barbiere. E il barbiere a quale di questi due gruppi appartiene? Ovviamente questo paradosso indicava ai matematici che c'era appunto qualcosa da sistemare all'interno dell'impianto degli assiomi alla base della matematica. È proprio con questo obiettivo che nascono quindi i principi a matematica, cioè quelli di fornire alla matematica delle fondamenta molto più solide di appunto dire 1 più 1 uguale 2. Fatto, dimostrato, semplicemente con questa scrittura. No, non è sufficiente, perché banalmente, anche semplicemente guardando questa scrittura, devi definire che cos'è uno, devi definire l'operazione di somma e devi definire il significato di quel simbolo, quell'uguale, e solo alla fine quindi puoi sapere che cos'è due, veramente. E questo implica un lavoro di definizione delle fondamenta che prevede una quantità di pagine paragonabile alle 300 che dicevo prima. Questa storia però purtroppo non ha un lieto fine, almeno non un lieto fine dal punto di vista di David Hilbert, come infatti hanno dimostrato i lavori successivi del matematico Alan Turing e del logico Kurt Gödel. La matematica è fondamentalmente incompleta. In particolare sono espliciti i nomi con cui
sono noti i teoremi di Gödel con cui ci è stato dimostrato, cioè i teoremi di incompletezza. La matematica, cioè, quale che sia il sistema di assiomi che tu decidi di utilizzare, conterrà al suo interno delle congetture, chiamiamole così, che non è possibile dimostrare né vere né false, e che però non fanno neanche parte del sistema di assiomi. Ovviamente questa incompletezza della matematica è stata ben assimilata dai matematici. Diciamo così, se ne sono fatti una ragione. Quelli che non se ne sono fatti una ragione sono in realtà i fisici, che sono ancora alla ricerca della teoria del tutto. Ed è interessante come Stephen Hawking, una volta scoperta l'esistenza e la dimostrazione di questi teoremi di incompletezza, abbia fondamentalmente gettato la spugna e detto qualcosa del tipo che è impossibile trovare una teoria del tutto. Questi però sono discorsi che forse si potrebbero affrontare in altri video, perché ormai siamo arrivati alla fine e quindi non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!